Vediamo un po'. Ah, non lo so. Sto sasso! Sasso proprio pieno! Male, male! Eccoci, anche oggi continuiamo il test della Rocky Mountain C90 Powerplay BC, diciamo la top di gamma della Rocky. È bicicletta che ti fa proprio innamorare. Adesso è divertimento e basta. Ci abbiamo fatto già 3-4 uscite e veramente è una goduria. Perfettamente come voglio io, dentro qualsiasi limite. Bellissimo. Telaisticamente è una bici che ti dà molta molta sicurezza, molto bilanciata ed è giocosa, anche se 29 avanti 29 dietro, rimane molto molto giocosa. È una bici che comunque pesicchia, perché non è paragonabile a Pivot, Santa Cruz o altre bici che stanno intorno ai 20-19-20 kg. Questa pesa 23 anche 24 kg, ma non si avverte molto il peso. Stiamo comunque tenendo la E-Mazza della Vittoria, la gomma anteriore da 2.4, che sta convincendo un po' tutti quanti, tutti quelli che la stanno provando, qualsiasi tipo di terreno. Fortunatamente siamo partiti da settimana scorsa, due settimane fa, che c'era ancora la neve, quindi un po' di fango, pietre bagnate, fino ad arrivare adesso oggi che ci sono quasi 20 gradi.
Molto difficile. La scavalla via, perfetto. Quindi abbiamo provato un po' bene dappertutto. Per il momento note negative non ce ne sono, quindi gran gomma, e punteremo su vittoria sulla E-Mazza sicuramente. Bene, adesso ci andiamo a fare un bel giretto classico Sherwood e probabilmente la discesa dell'Imbranatino, e poi vediamo un po' di tirare le somme di questa bici. Senza pedalare dura, eh? Sempre in piedi. Che bruciano! Mamma mia! Che brucia! Oh,